diceva prima la consigliera Pignatti, per quanto riguarda la e la trasmissione dei documenti, perché noi abbiamo fatto una conferenza di Capigruppo la settimana scorsa il giorno 21 e abbiamo chiesto fortemente tutti i documenti che naturalmente non ci sono stati recapitati, perché mercoledì e giovedì ci avete recapitato soltanto i due regolamenti con cui si discuterà dopo. I documenti più importanti, nel senso questi che avevano bisogno di un approfondimento maggiore, quindi maggiore tempo da dedicare, naturalmente non ce l'avete invitati, però inviati. Però vi voglio dire anche un'altra cosa: quando si mettono i documenti sul sito per i consiglieri, di cui abbiamo la password, voi dovete necessariamente mettere la data, perché se tu mi pubblichi un documento, no, non c'è la data, e poi il giorno dopo mi vuoi cambiare il documento, tu mi puoi sempre dire che l'ultimo documento aggiornato è quello che tu hai sempre messo. Allora vi pregherei, vi inviterei, chiederei i documenti che noi otteniamo per i consigli, consiglieri ammiati, che abbiamo, che desideriamo tramite la nostra password sul sito, devono recare la data. Non è che tu metti un documento e poi dopo decidi di cambiarlo e io non posso vedere qual è il confronto. I documenti vanno pubblicati con data. Poi, bene faceva la consigliera Pignatti a ricordare che il piano industriale c'è stato inviato, ce l'ho qua, lunedì pomeriggio. Ma scusate, è mai possibile che per studiare questi dati della TARI tu mi mandi questi documenti lunedì pomeriggio? Poi mi scrivi anche trasmissione piano industriale. Allora, superiamo il discorso che ormai è diventato leitmotiv mio, mi rendo conto della superficialità, della mediocrità del modo di lavorare, eccetera. Ma quando tu poi mi scrivi lunedì che mi spedisci un piano industriale, io mi devo aspettare che lo devo trovare un piano industriale. Cosa che invece io non ho. Mi puoi anche rispondere, perché se hai il coraggio di dire pubblicamente che le tre pagine, però non c'è capito, che le tre pagine sono il piano industriale, io mi rifiuto di accettare questo, perché allora dovrei dire, come ha detto la consigliera Pignatti, ce ne andiamo, perché tutto ciò che è qui noi non possiamo discuterlo, va bene? Perché non ci avete mandato i documenti in tempo, perché evidentemente non volete che noi andiamo a leggere questi documenti. Non ci mandate un piano industriale, lo chiamate piano industriale, perché piano industriale è tutta un'altra cosa, va bene? E non mi fate fare sempre il video dell'insegnante, perché quando vado a cercare, eccolo qua, il piano industriale è un documento che deve contenere analisi di mercato, direttrici strategiche, obiettivi economici. Qui dentro di tutto ciò non c'è nulla, ma proprio nulla. Allora, riprendiamo però quello che voi ci avete mandato. Si parla di inversione di tendenza. Allora, sarò ignorante, sarò stupida, io questa inversione di tendenza non la vedo. Mi rivolgo un attimo anche all'assessore, che giustamente dice c'è un taglio, una riduzione sul canone del settore dell'ambiente di oltre 1.200.000 euro. Vi leggo un attimo quello che è il documento, il verbale che voi ci avete mandato. Voi avete scritto che con assemblea a febbraio 2017 il socio unico nella misura del sindaco chiedeva il piano industriale triennale, quindi l'ha chiesto il 9 febbraio. Come lo potevi avere due mesi prima tu, Elena, prima, se l'ha chiesto il 9 febbraio? Vabbè, chiedeva il piano industriale. Poi la determina numero 9, l'amministratore unico di Casone Ambiente trasmetteva il piano industriale con una riduzione di 1 milione di euro. A seguito il sindaco gli ha detto fammi risparmiare altri 400.000 euro. Poi che cosa hanno fatto? Hanno patteggiato, come si fa nel mercato, e allora dice il sindaco mi ha detto fammi risparmiare 400.000 euro, lui dice io te ne faccio risparmiare 200, sono giunti all'accordo di risparmiare 200.000 euro. Quindi, come dire, il mercato si conclude. Andiamo avanti. Quello che voi presentate, e lo avete scritto
operativi del piano triennale. Allora, se voi volete presentare i piani operativi, i piani cardini operativi del piano triennale che l'avete scritto voi, significa che ci dovete presentare innanzitutto, dovete indicare quanti abitanti, famiglie, utenze domestiche e non domestiche, la produzione potabile dei rifiuti, la quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati. Ci dovete spiegare perché dal 2014 al 2017 la differenziata è scesa da quasi al 70% al 40%, cioè tutti i dati che in questi documenti non ci sono, perché non è un piano industriale, per questo che non ci possono essere. Poi a un certo punto parlate di esternalizzazione. Parlate di esternalizzazione. Allora, se tu mi vai a parlare di esternalizzazione dopo che sei riuscito praticamente a scendere di 1.200.000, innanzitutto mi devi spiegare quello che scrivete qua a pagina 6, perché mi dite che andate ad esternalizzare il servizio con ottimizzazione del servizio, poi noleggio a capo di una spazzatrice 180.000 euro ogni 6 mesi il noleggio, perché non si parla di acquisto, dopo tutta la polemica che già abbiamo fatto qualche mese fa sulla spazzatrice, era giusto, opportuno o meno, l'ha fatto lo stesso assessore tuo, se era opportuno o meno noleggiare la spazzatrice, noi adesso invece codifichiamo che andiamo a praticamente a noleggiare, e quindi mi dovete dire io perché esternalizzo un servizio se poi vado comunque a noleggiare qualcosa e vado a spendere, ma lasciamo stare pure questo. Poi mi dovete dire a un certo punto parlate di una riduzione di manodopera perché non vi serve del personale, poi dall'altro punto parlate di acquisto di manodopera tramite agenzia interinale che naturalmente costa di più. Presidente, costa di più, Presidente, non mi risponde che ti dice il sindaco? Uno solo e non mi faccio va bene, va bene. Allora, non mi si spiega perché poi devo andare ad acquistare questa mano d'opera e quindi questo va ad evidenziare la falsità di questo conto previsionale, perché appunto alla voce costo del personale intanto viene evidenziata la riduzione di 200.000 euro e non si è capito perché qua scrivete costo del personale e ci sono 200.000 euro in meno, costo dei servizi in più 200.000 euro in più, ma per fare quale servizio non lo dite, perché se mi state dicendo che andate ad esternalizzare, ma poi perché vi dato 200.000 euro in più qua? Cioè il problema è che questo schema, questo conto che voi avete mandato è naturalmente poco sostenibile, poco razionale. Poi ve la dovrei far vedere la tabella, ma se voi mettete previsioni 2017, 18 e 19, tutto il consolidato 2016, dov'è? Cioè io come faccio a sapere che tu stai spendendo in più o in meno, ma rispetto a che cosa? E non le chiamo nemmeno questo, non si sa, però lo chiamiamo piano industriale. Per quanto riguarda le tariffe tali, vorrei capire, perché potrei aver capito male io, ma sicuramente avrò capito male io. Allora, nei documenti che ci avete mandato mi dite, dato atto che secondo le risultanze del piano finanziario l'ammontare complessivo del costo di servizio di gestione ammonta a 17.800.000 euro, di cui 8.000 per i costi fissi, più o meno 9.000 più o meno per i costi variabili. Poi però, quando si prende la scheda, cioè nella ripartizione delle tariffe tali, noi ci ritroviamo con 18.782.000, cioè c'è una discrasia di 1.000.000 di euro. Se me la potete spiegare, può darsi che io non abbia capito, però i numeri voglio dire, quella è l'addizione, questa è una semplice addizione, la sappiamo fare tutti quanti. Quindi vorrei capire perché c'è questa discrasia di 1.000.000 di euro. Poi vorrei rispondere un attimo all'assessore quando dice abbiamo fatto uno sforzo per non aumentare. Allora, fatemi capire una cosa, la scheda che voi avete mandato, se io la confronto e la vado a comparare con quella del 2016, nelle quote variabili
mi accorgo che c'è stato dappertutto un aumento. Perché se io prendo componenti famiglia 1 della tariffa 2016 era 58,06, adesso è 60. Se io prendo la successiva componente famiglia 2 che nel 2016 era 80,36, adesso è 83,94. E se voi ve li andate a vedere, ma guardate che non c'è stato, non dico non c'è stata nessuna riduzione, ma c'è stato l'aumento. Quindi in base a che cosa voi state dicendo che praticamente c'è stato c'è stata una diminuzione? Se vado a vedere poi la tariffa, le tariffe non domestiche, mi accorgo negozi, abbigliamenti, calzature, librerie, c'è stato un aumento, così come c'è stato l'aumento per edicole, tabaccai, eccetera, e così c'è stato poi 600.000 euro in meno per quanto riguarda invece le autorimesse, magazzini, eccetera. Allora, se io torno invece sulla scheda, questa me la dovresti spiegare, che sono curiosa, domestica, io leggo che per quanto riguarda i nuclei familiari dai 3 o le famiglie 3-4 persone, c'è un aumento di almeno 30 euro a famiglia. Ma dove sta la diminuzione? Quale diminuzione? E questo poi vorrei che mi fosse spiegato, perché evidentemente non so leggere i documenti. Quindi mi dovete spiegare la discrasia del 1 milione di euro e mi dovete spiegare effettivamente come mai c'è questa. Poi un'altra domanda volevo capire, visto che parliamo di piano finanziario, di piano industriale che non è, probabilmente noi ci saremmo aspettati, visto che c'è la nuova nomina del sindaco presidente dell'Alto, qualche proposta in più rispetto appunto a quello che sarà la funzionalità della Regione Ambiente. Cioè, che cosa viene proposto di nuovo, al di là dell'esternalizzare per andare a pagare poi altri servizi esterni che costeranno di più naturalmente? E quindi anche questo, noi non dobbiamo cadere nell'artificio di pensare, sì, però c'è stata la riduzione del canone, c'è stata la riduzione del canone, ma voi qua, quando parlate di servizi esternalizzati, non mi state dicendo quanto pagherò la manodopera, quanto pagherò il servizio di riservo che voi avete esternalizzato, che volete esternalizzare, quanto si paga? Perché può anche, non può essere, succede.